Visto che Music Social Machine, come ti dicevo prima, arriva in tutte le case del mondo, in questo caso arriva in tutte le stazioni del mondo. Capirete tra poco il perché, perché la musica è pura magia. Guardiamo insieme cosa succede. Ciao Poma, il nostro viaggio non poteva che iniziare se non in una stazione. Ma questa non è una stazione qualsiasi, questa è la più magica di tutte. Siamo nella stazione di King's Cross e da qui i giovani maghi prendono il treno per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. In Harry Potter funzionava. Ma oggi ti voglio presentare qualcuno che fa magie musicali. E lo voglio fare da un luogo veramente speciale. Questo piano è stato donato niente poco di meno che da Sir Elton John. Lo ha firmato e messo a disposizione di tutti quegli artisti che vogliono farsi conoscere. Un po' come lui, David Piano Sound, italiano a Londra con oltre 1 milione di streaming su Spotify e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. E indovina, Poma, i suoi musicisti in Italia sono friulani e sua nonna era di San Vito al Tagliamento. Ciao David e benvenuto. Qual è il tuo legame con il Friuli? Il mio legame è duplice, perché ho la mia bisnonna che era di San Vito al Tagliamento friulana e alcuni dei musicisti che stanno registrando per il mio album sono del Friuli. Ma con la tua musica cosa vuoi trasmettere di preciso? Con la musica voglio trasmettere ovviamente me stesso, quindi oggi in una forma diversa, suonando proprio lo smooth jazz, che è un genere musicale che mi si avvicina di più. Anche per un discorso proprio di jazz, di club, l'atmosfera, il sound, poi proprio anche guardando un discorso di America, quindi radio, dove appunto anche il mio singolo è già suonato in molte radio in America. Quindi ecco perché. Oltretutto suono smooth jazz anche quando faccio basket, quindi in underground mi propongo così. Tu naturalmente, oltre a fare concerti in Europa, in Italia in particolare, eccetera, hai deciso però di diventare anche basker, cioè un artista di strada. Perché? Devo dirti la verità, ho scelto questa professione innanzitutto per bisogno. E lavoravo in un ristorante e non volevo più farlo, quindi ho lasciato da parte la musica, invece in questo contesto l'ho ripresa in mano. Ho preso il mio pianoforte, mi sono messo in strada e mi sono dato, diciamo, una diversa chance, no? Opportunità. E adesso, anche con un discreto successo, tra l'altro. Fortunatamente sì, proprio da questa station è partito, ecco, il mio nome, quindi la mia musica, proprio da qua. David, quindi oggi cosa ci fai sentire? Poma, per te e gli amici di Udinese TV vi farò ascoltare un pezzo inedito che sarà nel mio Smooth Jazz Album. Alessandro, io lascerei David al piano, ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo artista, ti ritorno alla linea. Ciao! E allora grazie Mirko Ricci, grazie David Piano Sound per questo stacchetto, per questo momento che continueremo a fare grazie a Music Social Machine. Quindi ho fatto l'inviato, caro Mirko, sei stato bravissimo. E adesso voglio chiedere a Davide cosa pensi di questo artista, anche lui friulano di origine, e è andato praticamente a Londra a lavorare e poi ha capito che la musica era il suo vero e proprio lavoro e fa musica in maniera impeccabile. Beh, io credo che, a parte la bravura che, insomma, che si sente, no? Ho notato diverse cose. Ho notato prima di tutto che un pianoforte del genere non so quanto durerebbe qui in una stazione qui in Italia, però senza parlare male dei nostri concittadini, però
diciamo che anche l'approccio alla musica e il rispetto nei confronti della musica e degli oggetti con i quali si fa musica, forse qui in Italia abbiamo una concezione diversa. Lui è molto bravo e soprattutto, secondo me, è una persona estremamente, almeno da quello che dice e da quello che abbiamo sentito, è una persona estremamente coraggiosa, perché ha lasciato quello che stava facendo perché non soddisfaceva quello che era il suo bisogno per fare musica e vivere di quello. E io credo che per fare questo oggi, nel 2022, lì a Londra non so come funzioni, ma qui in Italia ci vuole veramente un gran coraggio. Veramente, comunque ringraziamo anche veramente Mirko Ricci per questo contributo, contributi che arriveranno anche durante le prossime puntate di Music Social Machine, e complimenti comunque a Elton John per questa super donazione. Assolutamente, una figata pazzesca. Guarda, non lo sapevo ci fosse un pianoforte di Elton John in quella stazione, mi sa che ci faccio un salto. Toccherà fare un salto, perché quella stazione è pura e vera magia, ne sa qualcosa anche Harry Potter. Cioè, sì, è la stazione, è la famosa stazione dalla quale poi si arriva ad Hogwarts, no? Esatto.